Come hai fatto? Come caspita hai fatto a superare questa paura di parlare in pubblico? È domanda che mi viene spesso fatta dopo che ho parlato, ma sulla mia timidezza. Allora, anche sulla paura ci sono stati dei passaggi che non è detto che vadano bene per tutti, però ci sono alcuni elementi che secondo me appartengono, almeno da quello che capisco incontrando i miei clienti quando devono affrontare la paura di parlare in pubblico, ci sono degli elementi che ricorrono spesso. Io adesso qui non voglio sicuramente andare ad elencarti quali sono proprio delle tecniche, tra l'altro ho fatto altri video, quindi magari dopo che hai visto questo puoi andare anche ad approfondire e trovare video sul discorso della tecnica per parlare in pubblico e per utilizzare anche la voce, perché devi pensare che quando dobbiamo parlare in pubblico, oltre al fatto di imbarazzarmi, avere questa paura, mi tremava anche la voce, perché la voce... Un altro elemento fondamentale di questo strumento che noi abbiamo per riuscire a comunicare, spesso sottovalutato, mi viene da dire, perché ci si concentra molto soltanto su una parte del public speaking, molte attività, insomma, anche di esercizio mancano spesso di questo elemento, che comunque fa parte, in parte integrante, quando noi stiamo comunicando, che non significa, attenzione, dizione perfetta, queste cose qui, significa avere una voce quantomeno gradevole. Comunque questi due elementi, tra la timidezza, tra la voce che è tremante, voglio dirti quali sono i passaggi e un elemento che racchiude un po', secondo me, l'aspetto fondamentale del perché, del come sono riuscito, scusami, a superare questa paura di parlare in pubblico. Intanto ti ricordo, qualora volessi contattarmi, questi sono i miei indirizzi, qualora volessi appunto contattarmi per parlare meglio in pubblico, affrontare la paura di parlare in pubblico e se decidi di iscriverti al canale, ricordati anche della campanellina in modo da essere aggiornato. Torniamo invece al nostro discorso principale, di quello che facevo perché la faccia di chi, quando confesso del fatto di avere vissuto con una grande paura di parlare in pubblico e nel vedermi adesso fare un video come sto facendo ora, che tra l'altro sto parlando grosso modo a braccio perché e come magari riesco ad affrontare il pubblico suscita una curiosità. Ti ripeto, come ti dicevo all'inizio, non ho nessuna bacchetta magica e ho fatto un metodo per parlare in pubblico che è un metodo che poi nasce sulla mia esperienza e su quello che ho fatto con i miei clienti. Probabilmente non tutti si possono ritrovare, quindi questo è bene che tu lo sappia. Comunque, io mi ricordo un particolare di com'ero da adolescente. Oltre ad arrossire, aspetta che ti faccio vedere qua, ok. Oltre ad arrossire, negoziavo con i miei professori. Quando dovevo parlare in pubblico, che per parlare in pubblico significa la banale interrogazione, facevo facevo i salti mortali perché dicevo alla mia professoressa, in particolare mi ricordo in inglese, perché mi vergognavo della mia pronuncia e quindi questo accentuava il mio nervosismo, cercavo di negoziare, dicevo professoressa, ok, vengo, però mi faccia stare seduto, vengo perché cercavo la cattedra per riuscire a coprirmi. Tutto questo perché mi creava questa sorta di imbarazzo che non volevo farmi vedere dai miei compagni, poi io diventavo rosso e c'erano alcuni miei compagni che non erano il massimo della simpatia, ma adesso non lo dico con rancore, ma l'età portava anche a queste cose. Io mi ricordo ragazzine, più che ragazzi, che facevano una gara, dice adesso parla lui e diventa rosso. Quindi io avevo anche questa situazione qui. Erano simpatici come un calcio nei Coyotes, questo lo capisco, però insomma questo era quello che succedeva. Per cui io negoziavo, cercavo di evitare questa cosa. Quindi mettevo lì, ok, mi sedevo e riuscivo a portare a casa l'interrogazione con fatica, con una voce, con alcune professoresse straordinarie. Io ne ho avuto una molto stronzicciattola che mi diceva che non sapevo spiccicare una parola, però ho avuto anche degli insegnanti in cui sono state molto carini perché mi ascoltavano con pazienza, li ringrazio ancora, perché io non riuscivo a tirar fuori nemmeno la voce, è veramente una voce molto bassa. E la cosa che volevo fare era quella di
decidere, vabbè, riesco ad affrontare questo aspetto, lo dico anche sulla timidezza, sulla mia vita, dici cos'è che faccio, mi comincio a muovere per poter affrontare questo parlare in pubblico, che cosa faccio? Allora, ci sono le tecniche, adesso magari qualcuno parla, non so, PNL, tutte queste cose qui, c'è una baraonda di tecniche che all'inizio mi sembrava tutto sano e giusto, e le provavo tutte, anche sulla voce mi portavo dietro anche dei pregiudizi che potevano essere dettati dall'accento, un sacco di cose, insomma, e allora questo affronto, io andavo per decidermi di affrontare, però poi tornavo indietro perché mi vergognavo, perché dovevo parlare con le persone, ho provato con dei professori a fare qualcosa in più, niente, niente. Io ho preso anche voti bassi per il fatto di non parlare, tranne in quei casi in cui l'insegnante era molto... mi sapeva ascoltare di più, ecco, quindi mi ha aiutato in un tal senso. Una cosa che mi veniva anche detta, no? Nel senso, affronta, parla, come se fosse semplice, ma in realtà è quello che succede anche ora. Succede anche ora con alcuni che parlano di public speaking, raccontano il public speaking, sono bravissimi a parlare in pubblico, tantissimi più bravi di me, perché probabilmente hanno, non lo so, come giusto che sia. Ma delle volte sento delle frasi di cose che sono proprio lontane da chi ha avuto paura di parlare in pubblico, perché tutti hanno un minimo di paura, intendiamoci. Però la paura vissuta da uno che ha avuto una certa timidezza, da uno che comunque diventava rosso, da uno che veniva preso in giro, e non credo di essere l'unico, tante persone, non è la stessa cosa. Ci viene semplificata che affronta, parla, alzare la mano per dire, no, come ti ho scritto qui. Alzare la mano non era una cosa semplice. Perché il fatto di alzare la mano, nella mia testa succedeva che quando io alzavo la mano, significava tutta l'attenzione su di me. Questa cosa era una tragedia. Hai voglia di dire, brava, vai, vai, alza la mano, vai. No, era una cosa molto difficile, perché dovevo pensare, poi pian piano ho detto, ok, mi devo alzare, dico questo, poi parlo di quest'altro, ma io mi facevo tutti questi, queste... segmentali, può darsi, e parlavo di questa cosa mentre magari c'era quello che alzava la mano, che non era, non dico, su alcune cose forse io avrei detto anche di meglio, che non significa essere superiore o meno, significa semplicemente che conoscevo meglio l'argomento, però questo che era più avide a parlare di me, questa cosa, forse quella è stata una delle cose che mi spingeva ad allontanarmi da questo disagio che stavo vivendo, che stavo attraversando, cosa dolorosissima anche nel confrontarmi, cosa che poi cresciuta anche all'università facevo ancora, zoppicavo su questa cosa. E questo mi ha fatto anche pagare molto in termini di voti, in termini di relazioni sociali, in parlare con gli altri. È stato comunque un limite, è inevitabile, e non è il discorso, attenzione, che poi io mi nascondevo in quella cosa, tanto non devo farlo, tanto non è per me. Non esiste una persona adesso che non ha necessità di parlare e sapersi esprimere. Perché so sembra una cosa banale, ma io ho sentito con le mie orecchie, che forse non sentirò benissimo, potrei dire tu, che mi dicono: ma tanto non è la mia professione parlare. Perché parlare è una professione? Un conto è uno che lo fa, che magari deve fare il formatore, parlare tantissime volte, sono d'accordo con te. Ma sapersi esprimere, saper portare avanti le proprie idee, te lo dice uno che si nascondeva su queste cose, è sicuramente un punto, un aspetto fondamentale. Quello che ti dicevo, quindi, ancora mi ricordo le voci, no? Di quelle persone che mi dicevano: fregatene, porca miseria, che te ne frega, vai lì e parla, vai, buttati, basta. Io avevo deciso di fare, ok, comincio ad andare lì, ho letto, ho studiato delle cose, vai, buttati, fregatene, ti spiego io come devi fare, ok, vieni, fai questa cosa, in 4 ore ti racconto io e boom, vai lì e il pubblico sarà tuo. Una beata, non posso dire parola. No. Perché anche quel fregatene era una cosa superficiale. Ricordati questo elemento, perché è un passaggio che io, per me, è stato importante. Quel fregatene, ripetere a te stesso, fregatene, il pensiero positivo. Vai che ce la fai, vai a fancuffio tu che me l'hai detto. Sì, se ci sei, vai a fancuffio perché non è vero niente. Perché quelle cose lì,
Non funziona in quella maniera, perché quello lì è un messaggio superficiale che stiamo dando alla nostra testa. La nostra parte più profonda, più antica, si potrebbe dire se citassimo il nostro cervello, non accetta quella cosa lì. È soltanto una cosa di facciata, è un po' come se tu, uso questa immagine benissimo, da poesia, dal romanticismo, è un po' come se tu sei sporco, tutto sudato, perché hai fatto 30 ore di corsa, non ti fai la doccia e ti metti il profumo. Credi di nascondere il cattivo odore? No, è la stessa cosa succede per noi che diciamo fregatene, vai lì, ripetiti queste frasi e arrivi là, perché è un qualcosa di superficiale. Quindi tutto ciò che vai ad aggiungere, fai questa tecnica, fai questo, è tutto superficiale, non è profondo, non interviene a livello profondo nelle parole che noi andiamo a dire, o meglio, nell'atteggiamento che noi dobbiamo fare, avere. Quindi ricordati, questa superficialità è l'atteggiamento. Ecco perché mi collego al discorso della mentalità. Allora, dov'è stato il passaggio? Dov'è stato il cambio nel mio caso? È stata proprio la mentalità. Nel momento in cui io ho capito che bisognava fare un cambio di mentalità, cioè andare a capire più profondamente dove andavo a bloccarmi. Non potevo rimanere soltanto all'interno del public speaking, cosiddetto del parlare in pubblico. Dovevo guardare le cose in un modo un po' più ampio, andare un po' più in profondità. Ma il discorso di cambiare mentalità significava affrontare tutte quelle paure piccole che io vedevo ogni giorno nel relazionarmi con gli altri, in cui avevo paura, in cui si accentuava anche la timidezza. Dovevo guardarle in faccia, dovevo colpire e non sfuggire. Il cambio della mentalità, perché noi, quando invece stiamo bloccati, quella cosa non ci piace? Scappiamo. Abbiamo paura? Stiamo lontani. È normale, è un meccanismo umano. Nessuno andrà a mettere la mano dentro al fuoco, non so come vogliamo dirlo. Perché chiaramente ti scotti, ti bruci la mano e non va bene. Ma ci sono alcune cose che sono fondamentali. La paura che io dicevo, allora se io ho paura perché sono in macchina, sto andando a 3.000 all'ora con la macchina mia, non credo proprio, ma è per fare un esempio. Sto andando con la mia macchina ad alta velocità. Se non avessi la paura che si attiva nel mio cervello, dici guarda imbecille che sei davanti ad una curva, se no ti fai male, finisci in un burrone. La paura in quel caso è sana. Ma c'è un'altra paura che è quella di parlare in pubblico, che è il fatto che io andavo a parlare e vedevo le persone come se fossero delle tigri, come se fossi in antichità che mi stavano a far fuori, io scappo. Questa cosa, fin quando non cambio mentalità, quindi non posso dire occhio che le tigri non ti fanno nulla, occhio che le tigri non ti fanno nulla, occhio che le tigri, poi yes we can, fai questo, fai quell'altro, tutte quelle prostitutate, ecco qua non so se si possa dire, sul pensiero positivo, programmazione mentale di sta cippa, ecco tutte quelle cose lì. No, perché tu sei a livello superficiale, non puoi dire perché non ci crede il tuo cervello, non ci crede, perché non sei scemo. A belle volte ci raccontano le cose e lo facevano anche con me come se fossi un imbecille totale. Ora non voglio dire, magari tu che mi stai vedendo dici questo Giuseppe Franco è un imbecille, per carità, hai tutto il diritto di pensarlo. Tra l'altro ci sono tanti simpatici che imbecille forse è il più complimento, perché ci sono anche cose peggiori che mi dicono, ma al di là di questo invece tu non sei scemo se ti dicono che non ce la fai perché devi ragionare a livello profondo, quindi significa che io invece di scappare o di dire tutta questa cosa, non ti preoccupare, fregatene, devo affrontarla. Banalmente, devo cambiare mentalità e affrontarla, ma diventare consapevole che posso arrivare lì e posso spaventare. Ora, questo passaggio immediato, come fece tempo fa un collega dove io ho partecipato ad un evento di questo tipo, è una persona è stata lanciata, questa qui stava tremando, dice ma guarda che tu devi andare a parlare in pubblico, ti devi abituare, se queste erano le parole ancora riecheggiano dentro le mie orecchie queste cose, ti butti lì e parli perché devi vincere. Di per sé non c'era niente di male in quello che stava dicendo. Il punto che non sapeva esattamente, becco di presunzione probabile, quindi ti chiedo scusa se ti do questa apparenza, ma è per farti capire il concetto, perché non andava alla profondità, quella persona aveva talmente paura che tu non puoi lanciarla così. E allora anch'io non potevo andare di colpo a parlare. E quindi devi muoverti con delle piccole cose, come io
Qui ti ho scritto che sono degli aspetti superficiali. Noi non possiamo stare all'interno degli aspetti superficiali. Io devo cominciare a capire quali sono le cose che mi danno fastidio. A me, io ho capito che c'erano delle piccole cose, tipo andare a parlare, alzare la mano in un certo contesto, magari alzare la mano, che non era facile, però era più semplice che andare a parlare in pubblico. Alzare la mano dove? Se alzo la mano dove, davanti ai miei, che ne so, nella riunione di condominio, magari è più facile, oddio, dipende dai condomini, però insomma per capirci, è più semplice rispetto che andare a parlare davanti a 500 persone. Trovarsi alla riunione particolare del pomeriggio, dove devo sempre essere capace io, devo muovermi anch'io con la mia testa, perché qualcuno mi dice, guarda Giuseppe, in quel contesto, perché ci sono anche i contesti, che è la differenza, non mi imbarazzo, invece in un altro contesto mi imbarazzo tantissimo. Allora io ti dico, trova il contesto dove ti imbarazzi al 50%. Allora lì cominci a fare un passo, non presentarti per parlare, non presentarti per dire chissà che cosa, ma almeno alza la mano, fai una domanda. Una domanda che magari all'inizio ti ripeti centinaia di volte, ma è lì che devi fare. Perché devi passare da un livello di mentalità superficiale, andare più in profondo e tranquillizzare una parte di te che è davvero terrorizzata di qualcosa, e abituarla pian piano. Io così ho fatto. Beh, io voglio dire, quando racconto che ho iniziato, io non so, adesso saranno più di 20 anni che occupo di queste cose, ma ho iniziato in radio giovanissimo, ero adolescente, ma la radio mettevo dei dischi, non arrivavo a parlare ad un microfono e tutto il resto. Lancinante perché è stata una sorta di forza che ho messo io all'inizio, ma prima scappavo. Quindi se io mi giro dall'altro lato, se non guardo questa paura davanti a me, non l'affronto e continuo ad andarmene, diventa sempre più grande. Se sto agli elementi superficiali, cioè vabbè, io non sono fatto per questo, oppure ho provato a dirmi, sai, vai, ce la fai, e poi scappo, sei sempre a livello superficiale. E non puoi andare a stare così a affrontare qualsiasi cosa, devi andare in modo più approfondito partendo da piccoli pezzi. Ti ho scritto persistere. Persistere perché all'inizio sarà difficile. E quando qualcuno mi dice, e questo voglio che tu possa ascoltare, soprattutto se hai paura di parlare in pubblico, perché credo che sia una cosa che noi dimentichiamo. Intanto persistere perché non puoi all'inizio avere una soluzione sulla paura di parlare in pubblico perché svanisce tutto quello che ti ho detto io a livello superficiale e quindi dobbiamo stare sul profondo. La vita non è un film dove chiaramente sembra una frase fatta, ma è così perché non puoi pensare che tu, come tutti gli eroi, no? Arrivi. E sei caduto una volta, hai sbagliato, tipo, non so, Rocky perde il primo incontro. E poi però finisce per vincere il secondo con Ivan Drago. Il tuo Ivan Drago, la paura, ci sto citando Rocky IV per chi non l'avesse visto, non è così, non può essere così. Cadi più di una volta, sbagli più di una volta quando stai parlando in pubblico. E un'ultima cosa che mi permetto di dire, lo dico su di me, alla domanda, siamo partiti all'inizio dicendo, ma come fai a parlare? Fai a non aver paura di parlare in pubblico, come fai ad essere così disinvolto? Non vedo fatica delle volte, no? È proprio questa sensazione. Non è così. Ma non voglio dire su di me che dice adesso vuoi dire tu che sei bravo, eccetera. No. Prova a pensare ad una ballerina. Una ballerina che fa, non lo so, lo schiaccianoci, che so che è una delle cose di ballerini per i ballerini classici, non vorrei sbagliarmi, non sono pratico dell'argomento, non ho mai messo un tutù, meno male. Però se tu vedi una ballerina, la vedi ballare, la vedi scivolare sul palco. Giusto? Scivolare non nel senso di cadere, che proprio si muove con una certa tranquillità. Ok? Quella tranquillità, ma quella tranquillità è il frutto di persistenza, di lavoro e c'è un sacco di lavoro. Noi che siamo seduti, vediamo quella persona che si sta muovendo tranquillamente, ma sta facendo uno sforzo fisico. Ecco, così succede anche per me quando sto parlando in pubblico. Sicuramente adesso ho imparato, mi diverto di più, ecco, mi trovo a mio agio, ma nonostante questo, quando finisco sono stanchissimo, perché sto dando il massimo della mia energia. Perché non mi posso fermare a livello superficiale quando sto parlando, ma devo lavorare molto a livello profondo. È da lì che ho fatto il passaggio, quindi persistere, ricordati tutto quello che facevo di iniziare un pezzo alla volta.
Solo da lì, ricordati comunque, la ballerina si sta muovendo, ma dietro di lei c'è un sacco di lavoro, non può arrivare lì così. C'è sempre un grande lavoro, una preparazione, una cosa ovvia, ma dimenticata, soprattutto quando siamo spaventati, perché andiamo così, la testa si dimentica di alcuni aspetti.